qua c'è scritto immagini, telecamere, videosorveglianza, museo. Ho capelli brilli. Oh, ma che bello! E se esce qualcosa? Trova te stesso. No, 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 no. Sarà suo fratello. Ah, è fratello. Il caso di... che cos'era? È ancora aperto. 3, 2, 1. Buon Natale! Voi con me! Io mi chiamo Chiara. Questo non è un video come gli altri. Analizziamo documento per documento. Non serve. Perché devi parlare così? Parla normalmente, cazzo. Sì, con questi pugnetti qua, che cosa vuoi fare? Con questi pugnetti qua. No! Sì, è qua dovrebbe farti. Non è vero. Chi è il committente misterioso? Ah, Edoardo. Che cazzo è Edoardo? Edoardo Paesani è il fratello, quello poker. Non darmi spalle. Penso che sì. Penso che dava delle donazioni. Sì, no, non è stato lui. Ma perché dovrebbe essere il committente? Perché conosce il luogo. Cioè, comunque nessuno di loro ha un alibi tranne quello che è stato catturato, però lui era in quell'ora a quel posto lì. Però lui ha detto che doveva rubarlo, cioè perché doveva mentire, che magari l'ha rubato e deve coprirsi e dice che in realtà un altro l'ha rubato prima di lui, ma in realtà lui ce l'ha. Dobbiamo capire chi è tipo l'altra lesbica, e l'altra lesbica sa qualcosa. Ma la controlla. Sì, ha cambiato identità, perché sai che tipo le principesse non possono sposare i divorziati. No, io dico che là lui si iscrive sotto il profilo di una donna con un'altra X che non sappiamo chi è. Cioè, non vorrei che stessimo facendo pare su pare, perché è un po' assurdo. Non è una roba che tipo ha cambiato il sesso, non so. Non è tutto oro quello che luccica. Quella che lavora la chi? Sì, è la ragazza. Allora sta lei, dai. Ma perché allora? Non serve. Io e quella la sacco di lei. Anche perché poi non ci dicono quando va via Lina dal museo, non ci dicono niente. No, perché non l'hanno interrogata, non l'hanno trovata. Ora danno per scontato che non sia lei. Forse l'ha rubato perché così potevano stare insieme e non almeno si sposavano. Perché lei gli dice vorrei dirti una cosa, forse che aveva in mente di rubare. Perché non penso che i giornalisti siano stolti. Olla trova questa strada qua principale, no? E magari dice alla fotografa, ho trovato sta strada, no? Per arrivare al museo, ma lei gli dice no, vai per dietro, così sei sicuro che hai l'alibi perché vi siete incontrati tu e l'altro. Ma come sapeva che avrebbe incontrato l'altro? Perché erano tipo, allora, due fotografi erano in combutta e hanno incaricato un Costa di prendere il coso, e avete l'alibi. Ma comunque non hanno l'alibi perché, non hanno l'alibi perché comunque sono nell'ora esatta del furto, sono dentro il museo. E vi stiamo facendo un time lapse, ci sono i tuoi piedoni in numero così. Dai, spiegaci chi è stato. È stato... Pico che è stata. Non è il culo di gratto un po' il culo. C'è anche Gustavo. Chi è Gustavo? Ma ce lo fai vedere? Lina Banfi. Lina Banfi? Lina l'Angela. Io non posso. Allora, perché dici non è tutto oro perché luccica, che c'è? Esatto. One point of the time. Vedi, ti devo mettere in guaio. Ti stai per mettere in un guaio. Ok, adesso mi hai fatto questa roba, cosa c'entra? Ok. Ha lasciato la pirite. Non è tutto oro quel che luccica, quindi lei non deve fidarsi di lui perché non è quello che è. Non essere stolta comunque di capire le sincronicità. E lei lo è stato una volta. Boh, forse è stato il direttore del museo per conto di, cioè, per aiutare suo fratello a mettersi in comunità con lei. Così a lui andavano i soldi che voleva lui. Ma lui è troppo sotto. Dai, è lei, è praticamente l'unica. Cosa dice, l'abbiamo buono? Sì. Tutto quadra adesso. Vedi, stiamo facendo un time lapse. Back again, bitches! Dai, poi oggi siamo anche più belle perché siamo meno truccate. Esatto, potevamo fare il video
bello per la gloria, magari poi. Allora. Per la gloria o non gloria? Capiremo. Prima domanda: dove avviene un incontro segreto? Bagno della stazione. Vediamo la soluzione. Comunque, se avete analizzato correttamente i dati, avete scoperto che è stato preso alla porta del diavolo. Codice decifrato. Toilette stazione. Giusto. Bella. Grazie. Chi è il committente? Linda. Lina. L'Angella. No. Cosa? Enrico Gusto. Cazzo è Enrico? Quello che dava i soldi a... Ah, è qui. Il committente segreto è quindi Enrico Gusto, il quale ha incaricato Francesco Costa di rubare il diadema. Vabbè, questo lo sapevamo. Perché l'ha incaricato? Cioè, ma non si spiega. Questo uomo, cioè, sì. solo se avete letto attentamente il giornale, vi siete resi conto che nell'articolo si parla di Enrico Gusto. Boh, si vede perché l'avevano solo nominato e di conseguenza si sapeva che era lui. Però veramente no. Cosa significa ritrovamento nella teca? A questo punto. Cosa significa? Il ritrovamento nella teca, quindi la pietra. Non è tutto oro quel che luccica. Non fidarsi. Allora, sin da subito si è capito che il pezzo di perite lasciato non è stato messo lì a caso. Sì, è giusto. Quello di Clary che abbiamo detto noi. Si parla di un cosiddetto pezzo d'oro degli stolti, un pezzo d'oro che si usa per indicare una persona falsa e infedele. Nella chat fra Charlie e Pia Soffioni, Charlie scrive a Pia: non è tutto oro quel che luccica, ricordo queste parole. Anche questo sembra quindi avere a che fare con i pazzi di pirite. Serviva a catturare l'attenzione su una situazione che distava preoccupazioni, a sottolineare una persona si stava comportando in modo vile e che le nozze saranno ad accaparrarsi le ricchezze. Chi è Charlie? Lina. Lina. Comunque avevamo fatto giusto, tra un po', che era più difficile. Lina L'Angella ha un urgente bisogno di un nuovo scoop da raccontare. Inoltre spesso lavora dalla biblioteca centrale, proprio su un computer pubblicato è stata trovata una conversazione su un chat online. È ovvio che è una delle persone che chattano. La seconda, Pia Soffione, si rivela essere Erminia. Lina cerca quindi di impedire a Erminia di sposarsi, avvertendola di voler parlare immediatamente perché da raccontarle cambierà la decisione. Erminia non risponde a Lina. A ogni modo, non ha forse un alibi, dato che al momento del reato scattava foto al museo imperiale? No, perché lei ha dato la macchinetta a quell'altro. La foto fatta con la sua macchinetta è stata fatta al museo imperiale all'ora del reato, come avrete visto. Ma sarà stata veramente Lina a scattare la foto? No, è stato Gianni. Lina L'Angela non ha alcun alibi. Ecco perché ha lasciato un pezzo d'oro degli stolti come messaggio in codice. Qualora nei prossimi mesi avessimo bisogno del vostro aiuto per altri casi, spero non sia un problema se tornerò a contattarvi. No. Dai, guarda che 3 su 4 le abbiamo indovinate. No, comunque ma anche le altre 2 le abbiamo indovinate. Era una battaglia di dopo 4 ore. Dopo 20 ore. Detective che siamo. Però ce l'abbiamo fatta. Ush.